lucidi. Ed è il momento di parlare, come già annunciato, di Dia Nova Italia Onlus, che dal 1984, quindi da tantissimi anni, sviluppa programmi e progetti innovativi negli ambienti del trattamento delle tossicodipendenze attraverso comunità terapeutiche e centri d'ascolto in 5 regioni d'Italia. E con noi la responsabile della comunicazione, che è Ombretta Garavaglia, che salutiamo. Ombretta, buongiorno. Ciao, piacere, grazie per averci invitato per parlare insomma di questo grandissimo problema che è la dipendenza da sostanze. Infatti, e cominciamo allora con gli ambiti di cui vi occupate, che sono ampi: riabilitazione, disagio sociale, educazione, prevenzione. Insomma, ci racconti un po' come aiutate concretamente chi si rivolge a voi. Allora, noi abbiamo risposte a ragazzi e ragazze con problemi di dipendenza da sostanze, droghe e alcol. L'intervento che proponiamo è altamente personalizzato, perché insomma la dipendenza riteniamo che sia un fenomeno complesso che agisce su diversi aspetti della propria vita, da quello sociale a quello biologico, a quello psicologico. Dia Nova lavora attraverso lo sviluppo di un intervento in comunità residenziale, e con l'ausilio di figure professionali, psicologi, educatori, medici, psichiatrici. Le comunità sono una delle risposte per il problema della dipendenza, e noi sappiamo fare questo perché da oltre 30 anni insomma ci occupiamo di comunità terapeutiche. Da noi lavoriamo, soltanto per chiudere, lavoriamo tenendo conto sui punti di forza e di debolezza delle persone che si rivolgono a noi, e con loro costruiamo un percorso che è individuale, come abbiamo detto, attraverso l'utilizzo di moltissimi strumenti che applichiamo, che vanno dai colloqui individuali ai gruppi, ai laboratori, alle attività, alle uscite sportive e ricreative. Beh, visto che la pandemia. Sì. Visto che la pandemia, insomma, ha cambiato tante cose nella nostra vita l'anno scorso e continua a farlo ancora all'inizio di quest'anno, come ha influito anche questo, anche l'emergenza Covid, sul vostro lavoro? Allora, l'emergenza Covid ha influito sul lavoro di tutti, no? E sul mondo intero, diciamo. E questa emergenza ha modificato molto il nostro modo di lavorare in comunità, perché le attività esterne che servivano per socializzare o comunque per il reinserimento sociale dei ragazzi sono quasi tutte totalmente sospese. Insomma, noi dobbiamo tenere alti gli standard per prevenire i contagi, perché insomma è pericoloso, come è successo in altre realtà residenziali. Per cui abbiamo investito molto su questi aspetti. Oltretutto, ogni persona che entra deve affrontare un periodo di quarantena che comunque lo tiene isolato dal gruppo, che questo non ci permette di inserire così velocemente le persone in comunità, insomma non più come prima. Noi più che altro vorremmo dire una cosa su questa questione del Covid. Non è tanto l'organizzazione, perché questa poi è una questione che ci aiuta, che insomma che tutti hanno dovuto riorganizzarsi, no, per questa emergenza. Noi quello che vediamo, che il problema vero è che questa emergenza porterà la dipendenza da sostanze a crescere enormemente, no? Perché questo isolamento, l'incertezza, bravissimo, ma la mancata socializzazione tra le persone esaspera i comportamenti dipendenti, li crea insomma in maniera più li fa crescere. Purtroppo basta leggere in giro, insomma, è un po' su internet, si stima che, soltanto per fare un esempio, in questo momento siano considerati più di 10 milioni di italiani che hanno incrementato l'uso di alcol durante il periodo del lockdown. Insomma, per esperienza, quello che vogliamo dirvi è che sappiamo che questa crisi avrà un importante risvolto sociale anche nel mondo della dipendenza. E allora, siccome ci sono fortunatamente associazioni come Dia Nova Italia Onlus che si danno da fare veramente sul territorio per cercare di cambiare queste cose e migliorare gli atteggiamenti di tante persone verso i tossicodipendenti, ma migliorare la vita di chi è caduto in questo tunnel, ovviamente c'è modo di donarvi dei soldi, perché servono anche quelli, il sporco denaro serve anche per poter aiutare tantissimo. Ma oltretutto anche candidarsi come volontaria. Cosa devono fare le persone per fare entrambe le cose? Allora, in questo momento potete usare, come tutti, insomma, abbiamo un bellissimo sito internet dove sono raccontate tutte le attività, i progetti, i prodotti che proponiamo, i nostri gadget, facciamo tantissime cosine a favore, insomma, per fare della raccolta fondi, ma soprattutto avete anche tutta una sezione dove candidarsi per fare il volontariato, perché c'è un Dia Nova per te che ti offre questa opportunità. Abbiamo anche una grossa presenza su tutti i social, noi siamo su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su YouTube, su Twitter. Cercate Dia Nova Italia e noi ci siamo. Il nostro sito è www.dianova.it, ma soprattutto
siamo a disposizione di chi ha un problema di dipendenza da sostanze, perché questo è quello che noi sappiamo fare. Brava, brava. Quindi sappiamo invitiamo aiutare. Chi ha bisogno di andare a vedere su questo sito, ma anche chi vuole aiutare le persone che hanno bisogno di essere così tirate fuori da questo brutto mondo scuro, questo dark world che è la tossicodipendenza, potete farlo anche voi dando una mano a Dianova, Dianova Italia Onlus, dianova.it il sito. Ombretta Garavaglia, io ti ringrazio tantissimo, vi auguro veramente un buon 2021 con lavoro intenso sicuramente, ma che possa dare dei bei risultati. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi per averci dato questa grande opportunità e speriamo di risentirci presto. Ricordo di nuovo www.dianova.it e un numero verde che abbiamo 800 012 729. Grazie ancora, ciao. Ciao, grazie. La mattina di Millennium.